Buonasera a tutti, questa sera presso la Casa dei Popoli qui a Barano d'Ischia abbiamo l'onore di avere tra di noi un'altra artista isolana, anche abbastanza affermata, Fermina Migliaccio. Buonasera. Ciao Elenia. Buonasera. Da quanto tempo dipinge? Allora, io non dipingo, io sono una pirografista. Mi occupo di questa tecnica che consiste nel lavorare il legno attraverso uno strumento che si chiama pirografo. In pratica io realizzo questi lavori bruciando il legno. È una sorta di un attrezzo che ha una punta incandescente con il quale si creano delle bruciature e così viene realizzato il lavoro. Sono circa 5 anni che lavoro, però diciamo in realtà sono pochi anni che le presento al pubblico. Certo. I quadri esposti questa sera sembrano avere un forte significato simbolico. Sì, secondo me sono quadri che rappresentano fortemente questo periodo. In realtà il primo si chiama Terra Luna ed è un quadro, il titolo nasce da una canzone per bambini che è stata cantata anni fa allo Zecchino d'Oro da una bambina siriana. Parla in realtà della gioia di vivere, della pace, della voglia di essere dei bambini normali. E ho voluto realizzare questo quadro per ricordare un episodio di qualche anno fa in cui morirono tanti bambini in un'esplosione su una mina. Quest'altro invece si chiama Sono graffi nell'anima, è dedicato a tutte le donne che sono vittime di violenze e di abusi. E anche questo appunto abbastanza attuale, sì. Anche perché il 25 ricorre appunto la giornata contro la violenza sulle donne. Per quanto riguarda i progetti futuri, sempre riguardanti l'arte, il progetto di una sua personale, cosa... Per il momento no, diciamo che in realtà io ho poco tempo a disposizione per realizzare questi lavori perché non sono dei dipinti, ogni lavoro di questi mi occupa parecchio tempo, per fare questo ho impiegato circa un mese, però in futuro non lo so, vedremo. Va bene. Grazie Elenia. Vox Ischitana presenta La Mancineide. Non sono principi. Bruno Mancini, non solo un nome. Pensiero tragico, stiletto al centro del mio centro, per me che ascolto Gilda, tra meridiana immobile e forse antichi flussi di misteri. Malie. Non più baldo dissacratore, scalzo su braci aculei, quando solstizio di desiderio per lei ristagna nell'apparire, simulacro di chi non fu. Io sì, la vidi singhiozzare, i battiti a milioni, sacrilegio di tutte le bestemmie e l'ideogramma dell'unica condanna, che siate maledetti. Nel fingere bucoliche attrazioni, nirvana catechesi oppiacea, ancora sommo offese e pentimenti dei miei di lui, dei miei di lei, forse violenze, o forse candeline sulle torte, e mi presento il conto, espresso in Babilonia di sfinge poliglotta, sensazioni, sentimenti, di mie passioni sfatte. Mentre su in cielo, un titolo a 6 colonne. Lui sarà mio. E si chiamava Ignazio.